Mi dà fastidio se la guarda? No. Non l'aria di annoiarsi? Niente affatto. Che sta facendo? Leggo. Mi offre da bere? Se vuole. Vieni spesso qui? No, qualche volta. Oggi è per un caso. Perché legge? È il mio mestiere. È strano. All'improvviso non so più cosa dire. Mi succede molto spesso. So quello che voglio dire. Rifletto prima di dirlo per essere certa che sia proprio quello che devo dire. Ma al momento di dirlo, non sono più capace di dirlo. Sì, succede. Dica, ha letto I Tre Moschettieri? No, ma ho visto il film. Perché? Perché, vede, là c'era Porthos. Però non era nei Tre Moschettieri, era in 20 anni dopo. Porthos grande, forte, un po' stupido. Non ha mai pensato in vita sua. Capisci? Così una volta deve mettere una bomba in un sotterraneo per farla saltare. Lo fa. Piazza la bomba, accende la miccia, poi scappa naturalmente. E correndo, di colpo si mette a pensare. E a cosa pensa? Si domanda com'è possibile che gli possa mettere un piede davanti all'altro. È successo anche a lei probabilmente, vero? Allora smette di correre, di camminare, non può più andare avanti. Quando c'è l'esplosione, il sotterraneo gli crolla addosso. Lo sostiene con le spalle, è abbastanza forte. Ma alla fine, dopo un giorno, due giorni, non so, è sopraffatto e muore. Insomma, la prima volta che ha pensato è morto. Perché mi sta raccontando delle storie di questo genere? Così, tanto per parlare. Ma perché bisogna sempre parlare? Io trovo che spesso si dovrebbe tacere, vivere in silenzio. Più si parla, più le parole non vogliono dire niente. Lei non... Può darsi, ma è possibile. Questo non lo so. Mi ha sempre colpito il fatto che non si possa vivere senza parlare. Eppure sarebbe piacevole vivere senza parlare. Sì, sarebbe bello. Sarebbe bello. Sarebbe come se ci si amasse di più. Però non è possibile, non ci si è mai riusciti. Ma perché? Le parole dovrebbero scrivere esattamente quello che vogliamo dire. Invece ci tradisco. Sì, ma le tradiamo anche noi. Dovremmo poter riuscire a dire quello che vogliamo dire, visto che riusciamo a scriverlo.